L'interruttore magnetotermico è un dispositivo di sicurezza che interviene interrompendo in modo tempestivo il flusso di corrente elettrica in un circuito elettrico in caso di sovraccorrente o cortocircuito. Il nome di questi dispositivi deriva dalla loro capacità di esibire un funzionamento diverso dall'interruzione da cortocircuito, protezione magnetica, rispetto all'interruzione da sovraccarico, protezione termica. Più nello specifico, gli interruttori magnetotermici vengono collocati nel quadro elettrico, tanto domestico quanto industriale, e proteggono dalle sovraccorrenti la porzione dell'impianto elettrico situato a valle di un cortocircuito o di un sovraccarico. Questi dispositivi, conosciuti in Italia anche come STOLZ, dal nome dell'inventore Ugo STOLZ, vengono affiancati ad un interruttore differenziale. I vantaggi dati dal suo utilizzo sono, oltre chiaramente alla protezione da sovraccorrente o cortocircuito, maggiore precisione dell'intervento e facilità di ripristino grazie all'azionamento di una leva o di un pulsante. Nel complesso, l'interruttore magnetotermico funziona proteggendo sia da cortocircuito che dal sovraccarico, e questo perché ha in sé due meccanismi. L'interruttore magnetico protegge dal cortocircuito intervenendo in tempi brevissimi quando la corrente supera il valore di soglia di IM. L'interruttore termico protegge dal sovraccarico intervenendo in tempo minore quando è maggiore la corrente. Vediamo allora più nel dettaglio i due distinti funzionamenti. Funzionamento contro il cortocircuito, parte magnetica. Il cortocircuito può generarsi a causa di un guasto all'interno dell'impianto elettrico o in uno degli apparecchi elettrici. Tale fenomeno è potenzialmente molto più pericoloso perché la corrente di cortocircuito, ICC, può essere così elevata da danneggiare l'impianto elettrico o addirittura mettere a rischio la vita delle persone. Nel caso dell'interruttore magnetotermico, la rilevazione di un cortocircuito avviene per mezzo di una bobina, un solenoide avvolto su una barra di materiale ferromagnetico. L'elevato impulso di corrente di cortocircuito genera una forza magnetica che vince la resistenza della molla, facendo così scattare immediatamente lo sganciatore magnetico dell'interruttore e aprire il circuito. Funzionamento contro il sovraccarico, parte termica. Il funzionamento della parte termica dell'interruttore si basa sul fatto che la corrente transitante produce calore pa al suo passaggio. Tale calore viene monitorato dall'interruttore che apre il circuito, isolando l'impianto nel momento in cui rileva una temperatura che supera una soglia di anomalia. Tale rilevazione avviene tramite una lamina metallica che funge da resistenza elettrica quando viene surriscaldata dalle alte temperature di un sovraccarico. I due metalli che compongono la lamina hanno infatti un differente coefficiente di dilatazione termica e si allungano in modo diverso se surriscaldati. Questo differente comportamento provoca lo scatto dell'interruttore e l'apertura del circuito. L'apertura dell'interruttore non è tuttavia istantanea, ma concede un po' di tempo di tolleranza per evitare aperture da falsi sovraccarichi. I parametri di riferimento per proteggere gli impianti da sovraccarichi e quindi le impostazioni che de devono avere gli interruttori magnetotermici sono stabiliti dalla norma CE 6484 del Comitato Elettrico Italiano. Continua a seguirmi per altri contenuti. A presto!